Non soltanto le armi devono essere potenti e funzionali, ma anche ciò che i soldati indossano devono essere all'altezza della situazione. Insomma, diciamo che combattere in mutande non è proprio una cosa da fare, nonostante in alcuni videogiochi meno si è coperti meglio è. Ma questa è un'altra storia da gaming. Ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere in questo nuovo video. Pieno di cose e uniformi strapotenti iper mega fotonici, credo. Vi lasceranno poi a bocca aperta, spero. Perché alcune, nonostante siano bruttine da vedere, possono veramente sorprendervi per l'efficienza che sono in grado di offrire. E come sempre vi chiedo gentilmente di seduraiarvi che il video sta per cominciare e di chiamare parenti e amici per assistere. Partiamo! Talos. Un nome davvero potente, o no? Si riferisce, penso, al gigante di bronzo nella mitologia greca. Sembra uscita direttamente da un videogioco degli anni 90 dove sognavano spesso come sarebbero state le armature e le uniformi in questi anni nel campo militare. Sì, a volte volo davvero tanto con la fantasia. Eccovi Talos, un progetto dell'esercito degli Stati Uniti che consiste in un esoscheletro, molto potente, da far indossare ai soldati per aumentarne le abilità. Non è una cosa all'Iron Man, ma comunque spettacolare. Ha tutto ciò che un soldato potrebbe sognare. Grazie a una speciale rete, diciamo internet personale nella tuta, il soldato sarà in grado di rilevare pericoli imminenti con l'aiuto di suoni e allarmi. L'esoscheletro, tramite la forza idraulica, sarà in grado di potenziare le capacità fisiche e permetterà di trasportare armi o altri oggetti abbastanza pesanti. Grazie a dei sensori collegati alla pelle, la tuta potrà monitorare le funzioni vitali del soldato, tra cui temperatura, battito cardiaco e livello di idratazione. Per di più, sarà in grado di fornire un primo soccorso, quando il soldato viene ferito, mediante riscaldamento, aria condizionata ed ossigeno. Non farà miracoli, ma i soldati sanno benissimo che anche solo un piccolo soccorso può fare la differenza. Anche durante la notte l'azione sarà sempre ai massimi livelli, con una visione al 100% accurata. Gatti, levatevi proprio! Non sarà nemmeno pesante da indossare perché la spina dorsale artificiale flessibile assorbirà tutto il peso. E a quanto pare anche i costi di produzione dovrebbero essere bassi. Secondo le ultime notizie dovrebbero essere pronte per il 2022 e i test con simulazioni di combattimenti sono già stati fatti. Ci saranno davvero delle battaglie da titani là fuori allora. Super soldati che se le danno di santa ragione. Può essere perché anche i russi hanno creato qualcosa di incredibile e potentissimo. Ratnik. E come vi dicevo, quando gli americani fanno qualcosa i russi si mettono in coda. E si sa mai, rimangano indietro per distruggere tutto. Ovviamente ero ironico, spero davvero non venga distrutto mezzo pianeta solo perché a qualcuno piace creare tecnologie sempre più devastanti. Comunque sia, Ratnik vuol dire guerriero e somiglia molto alle armature degli Stormtrooper di Star Wars. Voi che dite? Da tempo che parole, anche questo è un esoscheletro e sarà dotata di vari gadget come la precedente. In questo caso si sa già quanti saranno, circa 60 accessori da tenere nell'armadio insieme a questa specie di armatura. Oltre a potenziare le abilità fisiche, con un aiuto ai movimenti molto avanzato, sarà in grado di tenere testa a proiettili, granate e perfino lanciarazzi. In questo caso Superman levati proprio, che manco la criptonite li ammazza. Ma la cosa forse più sorprendente sarà il fatto che i soldati potranno scomparire ai rilevatori termici e mimetizzarsi, bloccando sia i raggi ultravioletti che infrarossi. Ma mettiamo di essere in una situazione strana alla Fallout. E quindi siete in una zona radioattiva e volete sapere assolutamente che ora è? Beh, tranquilli, hanno ideato un orologio antiatomico. I soldati potranno quindi orientarsi e dare ordini pure in zone con temperature estreme e radioattive grazie all'orologio, che sarà l'unica cosa che sopravviverà se esplode una bomba nucleare. Così potrò sapere quanto mi manca prima di andare a incontrare il mio dolce bisnonno. Per concludere, l'esoscheletro Ratnik sarà dotato praticamente delle stesse cose che ha Talos. Monitoraggio vitale del soggetto, radar, sistemi di comunicazione e pure un sistema di supercampeggio, con tenda incorporata e filtri per purificare l'acqua. Avrà una batteria che durerà per giorni e potrà resistere a bassissime temperature senza problemi. E textiles. Qual è il problema, per esempio, dei computer in generale o di tanti altri apparecchi elettronici? Beh, no, non che sono costosetti e ancora non riescano a far girare Minecraft in 4K, ma il fatto che siano fatti di componenti fragili. Cose che con poche cadute possono rompersi facilmente. Per questo integrare in un uniforme i vari apparecchi a volte è veramente una spesa enorme. I soldati ovviamente con le azioni in campo rompono di tutto e di più, non è colpa loro per carità. Per questo motivo un'azienda britannica chiamata Intelligent Textiles oppure E-Textiles si occupa di creare prodotti elettronici, ma con circuiti che passano in mezzo ai normali tessuti,
niente plastica, niente oggetti che si possono rompere. Immaginate quindi una tastiera fatta di tessuto, per esempio. Possiamo pure lanciarla dove vogliamo e non si romperà mai. Attualmente stanno appunto lavorando a un uniforme con tutte le tecnologie necessarie con questo metodo. I ricercatori britannici ci stanno lavorando dal 2012 e si chiama FIRST, cioè Future Integrated Soldier Technology. Quindi i sistemi di comunicazione e di monitoraggio saranno a contatto con la pelle del soldato. Non avrà la stessa resistenza delle uniformi precedenti, ma permetterà di creare qualcosa a costi ancora più bassi. L'unica pecca è la batteria, che durerà solo qualche ora di utilizzo continuo. Comfort. Gli altri paesi non sono rimasti ad osservare i primi in classifica e quindi hanno deciso di creare anche loro delle uniformi degne di nota, come per esempio il comfort dei soldati spagnoli. La particolarità di questa uniforme è il fatto che abbia un mirino integrato collegato all'arma in utilizzo, così non si dovrà più avvicinare il volto del tutto per sparare prendendo la mira. Sarà possibile anche sparare da dietro un muro o una protezione qualunque senza esporsi troppo. Non è allo stesso livello di un esoscheletro e non lo è per niente, ma comunque ha delle funzionalità interessanti all'avanguardia, come un sistema avanzato che riesce a non far sudare il soldato nelle azioni più difficili e prolungate. Si focalizza molto sulla protezione delle giunzioni, quindi gomiti e ginocchia sono al 100% al sicuro secondo ciò che dicono i ricercatori. Prima di continuare un piccolo quiz, qual è l'esercito che spende più soldi nel mondo? Ne avevo parlato nell'introduzione di un video precedente, quindi se non vi ricordate andate a darci un'occhiata. Andiamo avanti intanto. DevTac Ronin. Una delle parti a cui bisogna fare più attenzione è la testa, e voi direte, ma dai cavolo, io che pensavo di vivere meglio senza. Beh, fermi tutti. L'ho detto solo per introdurvi l'incredibile DevTac Ronin, un elmetto giapponese portentoso. Nato all'inizio per soft air, è stato poi perfezionato e ridisegnato per essere utilizzato in campo militare. Il nome completo è DevTac Ronin Kevlar Level 3, ma per gli amici Dev, sembra la copia fatta male dell'elmo di Iron Man, ma ha una capacità protettiva che supera ogni altro elmetto nella realtà. Alcune delle caratteristiche sono la completa protezione da proiettili, fuoco e granate. La testa sarà immortale. Beh, poi il corpo è un'altra storia e speriamo nessuno venga colpito lì. Ha delle ventole interne in grado di raffreddare o riscaldare a seconda della situazione. In questo modo anche nel deserto del Sahara avrete la testa idratata. Può perfino bloccare i gas vari senza farli filtrare. Nel caso abbiate un esercito è obbligatorio prenderne più possibile e formare squadre apposta con questo elmetto, perché hanno una funzione di comunicazione avanzata. Sarete così in grado di segnalare nemici senza nemmeno parlare. Felin. Passiamo quindi ai francesi. Si chiama Felin, che sta per Fantassin Equipment Lies... Ok, non so pronunciarlo, quindi vi lascio il nome a schermo. Al contrario delle altre uniformi, non è stata creata con super nanotecnologie, bensì con tessuti speciali in grado di resistere al fuoco, all'acqua e a insetti che succhiano il sangue, come per esempio le zanzare. La parte più interessante è l'elmetto speciale, dotato di una maschera in grado di resistere a quasi tutti i tipi di gas, anche se non al livello del precedente Ronin. Oltre a ciò, questo elmetto è in grado anche di mostrarvi informazioni su un display e aggiornare sulla situazione intorno. Pensate che perfino per mangiare possono tenerselo addosso. I DZS. La Germania non ha di certo paura delle uniformi francesi, quindi è entrata anche lei nel futuro con l'IDZS. Queste uniformi dovrebbero essere attualmente le più avanzate in circolazione nel loro paese. L'incredibile mini computer integrato nel casco è in grado di fornire sia dati sulla posizione attuale che dati sul nemico e sui compagni intorno. Infatti sono collegati direttamente alla base centrale, che continuerà a fornire supporto. In questo modo non si rischierà di commettere sciocchezze sapendo di avere qualcuno intorno. Ha un visore notturno e una fotocamera avanzata per riprendere i momenti salienti, se così vogliamo dire. Esoscheletro Kantanka. Non sarà tra gli eserciti più ricchi, ma anche l'Africa ha qualcosa da mostrare al mondo, di potente e forse fin troppo grosso. Brutta frase, ma andiamo al punto. Il nome del loro esoscheletro è Kantanka e vuol dire... no, aspetta, non ne ho la minima idea, me ne sono accorto mentre registravo. Beh, al di là di questo sappiate che sono delle vere e proprie armature, resistenti e piene di funzionalità. Tutta la parata di militari insieme a un gigantesco carro armato all'inizio aveva leggermente messo paura ad alcuni, ma dopo c'è stato un piccolo dettaglio di cui si sono ricordati tutti. Come ho detto all'inizio, in Africa non hanno così tanti soldi da potersi permettere addirittura esoscheletri. E tutto ciò era una farsa. I giornalisti avevano capito immediatamente che non potevano essere vere delle cose simili. La mobilità va a farsi benedire completamente.
e quindi sarebbe impossibile eseguire manovre militari e pensare pure di rimanere in vita con addosso sta roba. Immaginate poi che caldo. Ci hai provato, Africa, ma non è il tuo momento, anche oggi si militarizza domani. Con questo concludiamo. Cavolo, ma altro che guerra nucleare, qua ci sarà una battaglia tra super uomini nucleari se escono altre armature stra mega fotoniche. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi e attivate la campanellina per altri video. Noi ci sentiamo alla prossima, gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.